Cari amici, una buona giornata a tutti. Siamo al 16 del 2 e, come ho detto, ho fatto questa famosa serpentina che è venuta benissimo, ma ho detto poi vediamo che cosa succede. Tecnicamente che cosa succede? Succede questo: se la macchina è ferma con il calore del tubo dell'acqua, questa si scalda, ma se la macchina va, nonostante che ci sia il radiatore, nonostante che ci sia il calore del motore, nonostante che ci sia tutto quello che volete, credetemi, si raffredda in un modo bestiale, anche se dentro il cofano. Sono stato oggi su Acerbia, avevo praticamente la temperatura a livello si intende 80-85 gradi, quando ho detto, ah, fammi vedere, ero convintissimo che questa fosse bollente, quasi da non tenerci le mani sopra. Apro il cofano, metto la mano sulla serpentina, non dico che la carrozzeria esterna forse era più calda. Dico, com'è possibile? È possibile perché il rame è un ottimo scambiatore, sicuramente con l'aria che incontra, per quanto sia, è fredda e la ghiaccia. Allora, a questo punto l'unica cosa è isolarla con questa roba qui, che è quella specie di plastica che viene messa dietro i termosifoni, che è una specie di, che qui non ha problemi di incendio perché non raggiunge temperature eccessive. Adesso l'ho tagliata, che questa è 15 centimetri, l'ho tagliata, la fodero e poi vediamo che cosa succede. Ma sicuramente questo è il dovrebbe mantenerla calda, almeno non permetterà di raffreddarsi esternamente. Il gasolio dovrebbe mantenere una certa temperatura. Aspettavo il termometro laser che dovrebbe arrivare oggi, almeno volevo vedere. Comunque diciamo che era calda. L'unica cosa che dobbiamo fare sta modifica. Adesso provo a isolarla, la blocco con delle fascette e ve lo dico, per chi volesse fare sta manovra bisogna che la blocchiate in questo modo. Poi, oltretutto, mi è arrivato anche questo saldatore sborone ammazzato, 4 euro istantaneo. Vi dico che l'ho provato e va benissimo. E niente, questa è l'ultima modifica. Queste saranno le fascette che andranno a bloccare l'avvolgimento dell'isolamento. Semplice da fare un attimo. Mi dispiace piuttosto perché pensavo che di aver risolto il problema, nel senso che ho detto, ma temperatura così, invece proprio all'esterno il gasolio è freddo, come se fosse venisse freddo dalla, come se non ci fosse, insomma, però ok, un saluto a tutti, speriamo di raggiungere lo scopo, ma sicuramente così andrà bene. Comunque poi metterò eventualmente, farò una comunicazione in questo argomento, dicendo che i risultati saranno o positivi o negativi. Se fossero negativi, naturalmente io non mi fermo qua e andrò a cercare anche l'impossibile. Come vedete, la macchina è stata lavata poco fa, gli ho dato il famoso WD-40 al silicone ed è decisamente lucida. Un Nuovo saluto a tutti. messaggio da non rispondere. Ciao ciao.